studiare un po', di documentarmi, e questo naturalmente per rendere quanto più convinta, quanto più determinata la mia attività. Direi appassionata per la collettività di Foggia, per questi cittadini, per queste terre così importanti per il nostro paese. Inviare il questore della capitale a Foggia vuol dire anche mettere una marcia in più, cercare di fare qualcosa in più. Questo non sta a me dirlo, penso che il ministro dell'Interno e tutto il, come dire, il ministero dell'Interno abbiano voluto fornire un segno di attenzione naturalmente per queste comunità, un segno di assoluta dedizione ad offrire il contributo, come dire, importante perché la vita sociale e la regolarità della vita sociale debba costituire una costante e non un'eccezione per queste terre, ripeto, importantissime per il nostro paese. Ultima domanda, da dove si riparte? Da dove si riparte? Beh, si riparte sempre ogni giorno per nuovi obiettivi, per obiettivi ambiziosi. Questa è una terra che ha tutti gli strumenti per poter ripartire, per poter adeguare la propria attività, il proprio ruolo all'altezza di una grande città e di